Angelo, Angelo, io sono ucraina, io abito a Kryvyi Rih in Ucraina, mi piace Italia, mi piace la cucina italiana, la cultura italiana, la natura italiana e il clima italiano. Grazie mille, grazie Italia and italiano la gente. Angeli giunti dall'est per portare pace nella nostra concitata quotidiana esistenza spesso incolore. Nella settimana di passione che precede la Pasqua, condividere la sofferenza di chi sperimenta su di sé il calvario conseguente all'assurdità della guerra consente indubbiamente a chi ha fede una partecipazione più consapevole al mistero della passione. L'educandato San Benedetto di Montagnana, che come tante organizzazioni è impegnata nel primo soccorso agli sfollati, inoltre, accogliendo presso le sue strutture appositamente predisposte alcune famiglie profughe, offre anche all'istituzione scolastica l'occasione di implementare la didattica con una qualificante esperienza educativa, perché la formazione della coscienza civica va sempre anteposta al conseguimento della competenza tecnica. Così la risposta non solo emotiva agli orrori raccontati dai media, ma poi generata dal contatto umano nella relazione di aiuto, servirà soprattutto a imparare che la pace non si conquista eliminando il nemico, ma lottando per liberare noi stessi dalle nostre paure, che innalzano muri per tener lontani i diversi, che impediscono di vedere nell'altro sempre e comunque un fratello da amare. Nel nostro mandato abbiamo appunto la missione educativa, che viene ancor prima dell'impegno verso l'istruzione. Infatti le nostre scuole sono annesse all'educandato, perché le scuole servono a completare l'azione educativa che noi abbiamo come mission. La parte educativa l'abbiamo sempre coltivata, è sempre stata una delle caratteristiche che ha fortemente reso sensibile, pratico e cogente il crescere e il divenire dell'essere umano, che accompagniamo dai primi anni della scuola, cioè i 6 anni, fino a quando raggiungono i nostri ragazzi la maggiore età. Col coinvolgimento di tutte le famiglie dell'educandato, quindi famiglie di Montagnana ma anche di altri paesi che affluiscono all'educandato, si è fatta una raccolta di cibo, di vestiario, quegli elementi che sono i primi indispensabili a accogliere persone che sono venute qui praticamente con nulla. E questa è stata anche una bella esperienza, perché si sono visti bambini, ragazzi, studenti dei superiori a diretto contatto e partecipare empaticamente, oltre che avere una conoscenza di questa drammatica realtà. Quindi noi crediamo che con questo nostro impegno, questo nostro sforzo, si sia dato veramente un aiuto concreto a un certo numero di profughi e si sia anche, ravvivata un po' quella fiamma della solidarietà, quella fiamma dell'altruismo che abbiamo trovato nella nostra popolazione, nelle nostre famiglie, nei nostri ragazzi. Guardate, noi siamo arrivati non tutti insieme, perché ci siamo da diverse città di Ucraina. Questi ragazzi venuti da città Kryvyi Rog, c'è da Kharkov, che è bombardato tanto, e io da Kremenchuk con mia figlia e 2 nipotini. Ой, до села, та не квітка красна.
добирались. Значит, до Суачита, Краков, ди Полоня, контрено. Da Cracova, in Cracovia. In Polonia hanno incontrato una persona che ha aiutato a arrivare a Svizzera, ha fatto dormire pure una notte da lui e poi ha aiutato a arrivare da Svizzera e da Svizzera hanno preso il treno e arrivati qua in Italia. Grazie a Valeria, grazie a Marco, grazie a Antonella, Agnese, di tutti che ci sono qua e fanno servizio per noi, proprio sentiamo come a casa nostra. L'Educandato con l'ospitalità delle signore e dei bambini ucraini non ha fatto solo accoglienza, ma ha creato una famiglia, cosa importante per loro. Lontane da casa, bisogno di avere le cose di tutti i giorni, una cucina, delle stanze da letto attigue, i dipinti, le tende, tutto molto creato come fosse una famiglia. Quello che si riceve da loro, fidatevi, è molto più di quello che noi diamo, perché integrazione non è solo questo. Loro ci stanno insegnando veramente qual è il valore dell'essere a casa, il valore di essere uniti soprattutto, e ci hanno insegnato che dire grazie non è assolutamente scontato. Abbiamo avuto la fortuna di ospitare non solo come parte didattica ma anche come parte di alloggio delle persone. Questo ci ha permesso veramente di scoprire un mondo ricco di esperienze differenti, che ha arricchito molto più noi dando poco e ricevendo molto. Perché? Perché loro arrivano, queste persone arrivano da territori adesso devastati, ma che erano ricchi invece di cose belle, di colori. Infatti la nostra scuola è colorata e ci hanno detto anche le nostre case erano colorate e questo ci ha riempito il cuore. I ragazzi vivono la loro stare a scuola in maniera felice, vedono queste ragazzine anche all'interno della classe sempre sorridenti, pur sapendo, noi sappiamo che hanno perso tutto nel loro territorio. Il vivere all'interno del gruppo classe le abbiamo viste proprio riemergere riemergere anche una speranza che questo periodo, e speriamo breve, di permanenza in Italia gli diano una speranza di ritorno ricche di esperienze nuove. Sono un ragazzo bielorusso, mi chiamo Igor e quando sono arrivati i rifugiati dall'Ucraina la scuola mi ha chiesto comunque di aiutare, di tradurre e di fare da interprete e abbiamo svolto un'attività dove le persone ucraine che sono scappate dalla guerra hanno parlato in prima persona, io ho dovuto tradurre e mentre ho tradotto tutto quello che è successo là e tutto quello che è successo a queste persone ho visto negli occhi dei miei compagni una sensazione, un'emozione che non avevo visto prima, perché vivere le cose, sentirle dire da una persona che le ha vissute sulla propria pelle è diverso rispetto a sentirle dire sulla televisione e perciò ho visto nei miei compagni un'emozione di compassione che non avevo mai visto prima. I nostri ragazzi hanno ben accolto questa nuova esperienza, questo nuovo stimolo che per noi è diventato motivo per poter veicolare i valori fondamentali che contraddistinguono la nostra istituzione. E quindi la cittadinanza attiva, il fatto di essere cittadini del mondo perché andiamo e abbracciamo anche altre culture è diventata un'esperienza caratterizzante. A loro volta non sono stati solo accolti questi ragazzi, ma sono stati anche loro propulsori di nuove esperienze, perché anche i nostri ragazzi hanno imparato da loro. Le mediazioni culturali che sono avvenute e che stanno avvenendo
per l'apprendimento della lingua italiana sono state mutuate anche attraverso la lingua inglese e c'è stato uno scambio importante fra i nostri ragazzi e questi ragazzini che hanno iniziato a frequentare le nostre scuole. Non di meno le mamme hanno fatto da tramite e hanno fatto esperienza di mediatrici culturali anche loro presso di noi. Quindi per noi sono un valore aggiunto, sono un modo per rendere concreto quella che è la solidarietà, ma quella che è la fratellanza mondiale che dobbiamo sempre ricordare, che è suddivisa in stati per questioni, diciamo, logistiche, ma fondamentalmente siamo tutti fratelli perché siamo tutti dentro questo grande mondo che dobbiamo rispettare ed amare.